Martino Fallara con la sua violetta e la facciamo vedere. Sesto assoluto, sempre più in alto allo slalom di Mannoli. Allora, come sei arrivato a questo risultato in progressione? Che è successo in ricognizione, gara 1, gara 2? No, in ricognizione abbiamo fatto il bagnato, che ha piovuto, e abbiamo fatto una salita per vedere un po'. Gara 1 abbiamo preso qualche rischio e abbiamo toccato un birillo. E gara 2 siamo saliti già un pochettino meglio, abbiamo fatto un bel tempo, siamo saliti bene. L'ultima mancia ho voluto fare qualche prova, ho abbassato il tempo, ho fatto un bel ventinetto, quindi un buon tempo. Però potevo abbassare ancora qualcosina perché ho lasciato in qualche tornante, però va bene lo stesso. Perché potevi abbassare ancora qualcosa, cioè non ti riservi niente, bene. No, mi sono trovato bene, la macchina, ho preso di nuovo il feeling, la macchina funziona al solito. È tutto ok. Allora, invece del sesto posto assoluto, prossimo slalom, quinto, ci proviamo, no, puntiamo. Le previsioni non si fanno mai, sempre a fine bandiera a scacchi. Giusto, la bandiera a scacchi è il cronometro che decreta. L'importante è arrivare sempre su, ringraziamo a Dio che siamo qua. Assolutamente sì. Vuoi salutare qualcuno? Sì, ringrazio sempre a tutti, mio fratello, quelli che mi stanno vicino, la mia scuderia Velodio per Passioni, tutti i miei sponsor e tutte le persone che vengono sempre a seguirmi. Grazie Agostino. Un abbraccio, ciao. Andiamo a premiare quello che è così speciale da farci veramente venire un po' un botto d'animo nel momento in cui passa con la sua bellissima violetta, e andiamo a premiare la classifica di gruppo. Gruppo S, Piloti per Passione, Fiat 127, Agostino Fallara. Una di quelle persone che non ne riceve premi. Grande Agostino. Agostino Fallara, che può rimanere, anche risalire sul gradino più alto del podio e ricevere la coppa di classe S4, unico appunto, primo classificato Agostino Fallara. E per il momento, momentaneamente, siamo felici. Per oggi forse abbiamo concluso.